this time we'll blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Io utilizzo molto Reddit per quanto riguarda League of Legends, per il motivo molto semplice che la front page di Reddit è un, chiamiamolo così, agglomerato di notizie che provengono un po' da tutto il web, che parlano appunto di League of Legends, quindi ci sono i post di Surrender at 20, ci sono i tweet dei pro, le notizie sul il sito degli esports di LOL, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è molto comodo utilizzare la front page di Reddit per tenersi aggiornati rapidamente su cosa sta succedendo all'interno del gioco e intorno ad esso. Un'altra cosa che è possibile trovare in front page su Reddit sono una serie di topic, di discussioni generali riguardanti il gioco, oggetti, champions, buff, nerf, patch del PBE, patch live, eccetera, eccetera, eccetera. In genere queste discussioni, quando si trovano in front page, sono abbastanza intelligenti, non sono totalmente stupide come quelle che puoi trovare per esempio nella sezione New Topic, che molto spesso rasentano il ridicolo. Qualche giorno fa in front page ho trovato un topic molto interessante perché secondo me l'autore ha sbagliato. Ho deciso di farne un video per spiegare anche a voi dov'è l'errore di questa persona. Il topic in questione parla delle Champion Mastery, del sistema di Champion Mastery. Il topic lo potete leggere qui, non è che mi metto a tradurlo parola per parola, però per comodità cerchiamo di riassumere un po' il pensiero di questa persona. Questa persona dice: quando è stato annunciato il sistema di Champion Mastery ero molto hyped, però quando il sistema poi è stato rilasciato, lui dice, io sono stato molto deluso, perché ho scoperto che questo sistema non premia i giocatori bravi che giocano bene, ma premia i giocatori che vincono. Ok, non capisco il problema, cioè è giusta come cosa, o meglio, detta come l'ha detta lui sembra una boiata, ma se poi ci si pensa un attimo, effettivamente la cosa ha un senso. Adesso spieghiamo perché. Allora, lui fa questo esempio. Lui dice: ho giocato un game con Bard, ho preso S+ come rating, ho guadagnato 300 punti, per punti si intendono praticamente i punti esperienza del cerchietto che pian piano si riempie e che fa salire di livello il vostro champion. Ma ho perso il game. Ok. Nello stesso momento, un altro player che ha vinto quel game, ottenendo un rating D, ha preso più punti di me. Quindi, secondo lui, dice, quella persona, nonostante avesse giocato peggio di me, ha preso più punti di me, perché semplicemente era nel team che ha vinto. Ok, hai detto tanto, ma alla fin fine non hai detto niente, perché la cosa va analizzata. Innanzitutto, cerchiamo di riallacciarsi al suo discorso. Quello che lui lamenta è che chi vince prende comunque più punti nella Champion Mastery rispetto a chi perde, indipendentemente dal suo rating con il champion, cioè quanto ha giocato bene. Seguendo questo ragionamento, però, io mi chiedo: se tu in ogni tuo game costantemente prendi un rating molto alto, che può essere A, S, S-, S+, eccetera, ma perdi i game, secondo me c'è qualcosa che non va,
non sei forse riuscito a essere incisivo, non sai come essere incisivo all'interno di un game, nonostante tu abbia un vantaggio di un qualche tipo, che può essere di kill, di fare comunque di gold. È vero che ci sono delle partite in cui tu magari sei farmatissimo, fortissimo, eccetera, però il tuo team ha fatto talmente schifo che tu non puoi fare il one man army e fare uno contro cinque del team avversario. Ci possono essere dei game in cui effettivamente il tuo team gioca talmente male che tu non puoi fare nulla e il game è rovinato per questo motivo. Ma non possono essere così tutti i game, perché altrimenti non si spiegherebbe come fa gente molto brava che smurfa a avere win ratio molto, molto alte, molto positive, o a raggiungere posizioni alte in ladder con pochi game e pochissime loss soprattutto. Quindi, ok, tu hai preso S più e hai perso il game. Quell'altra persona che ha preso D e ha vinto il game, magari ha giocato peggio di te, però quel poco che lui ha fatto per il suo team ha contribuito alla vittoria. E qui arriviamo al punto fondamentale di tutto il discorso. Il sistema ti dà più punti se vinci un game e meno punti se perdi. Ed è così che dovrebbe funzionare, almeno dal mio punto di vista dovrebbe funzionare così. Se voi ci pensate, voi è vero che giocate per divertirvi, giocate per migliorarvi, per capire bene come funziona League of Legends, come gestire le proprie partite, imparate un champion, imparate il gioco in generale, come funziona, imparate a leggere una partita, eccetera, eccetera. Quindi c'è un obiettivo di miglioramento man mano che voi continuate a giocare. Però tutto questo migliorarsi, alla fine, a cosa serve se non a vincere i game che voi giocate? Cioè il miglioramento all'interno del gioco, come la maturazione come giocatore, non è fine a se stessa, serve per vincere i game. È normale. Ci sono due squadre, una squadra vince e una squadra perde. Chi vince sale, chi perde rimane lì o scende. È così che funziona il gioco. L'obiettivo finale di ogni partita di League of Legends è vincere quella partita. Fondamentalmente, quindi, secondo il sistema, una persona che ha giocato bene da S+, ma ha perso il game, merita di meno di una persona che magari ha giocato un po' più da schifo, però ha vinto il game. Questo però ci porta a un altro discorso, a fare un altro discorso, che è poi il discorso più importante che io volevo fare con questo video. Il sistema di Champion Mastery è diviso in due parti. C'è la prima parte, che è i punti esperienza, chiamiamoli così, che voi guadagnate alla fine di ogni game, che servono a riempire il cerchietto e far salire di livello il vostro champion. E c'è la parte di rating personale, che vi viene data con una valutazione da S, mi pare, a F, che identifica la vostra performance all'interno del game, cioè quanto voi avete giocato bene. La prima parte, i punti esperienza che voi guadagnate, sono fondamentalmente uguali per tutti, nel senso che sia che voi giochiate male o giochiate bene, prendete sempre e comunque questi punti esperienza e a un certo punto arriverete al level cap del champion. Questo vuol dire che chiunque, indipendentemente dal fatto che giochi bene o che giochi male, prima o poi raggiungerà il level cap del champion. Essere a livello 5, che adesso è il cap, il livello 5 è il cap, con un champion non significa necessariamente essere più bravi di uno che è a livello 4. Perché
È vero che magari giocando bene e vincendo le partite col vostro champion significa che voi siete più bravi, quindi il sistema vi dà più punti e quindi raggiungete prima il level cap rispetto a un altro, ma è anche vero che voi potete essere a livello 5, un altro può essere a livello 3 perché magari voi vi fate 8 partite al giorno e quell'altra persona se ne fa una. Possono esserci mille fattori che spiegano perché voi siete più in alto con la Champion Mastery rispetto a un'altra persona, ma non necessariamente significa essere di livello più alto, significa essere più bravo. Alla fin fine, se voi lo analizzate bene, se ci pensate, è soltanto una questione di tempo. Quindi questo ci porta alla conclusione che i punti esperienza e il livello del Champion non servono a un'emerita fava. Non sono un metro di paragone, un qualcosa che può esservi d'aiuto per cercare di capire se voi siete bravi o scarsi con un champion. Io posso anche giocare Katarina ogni game e ogni game fare 0-13 e farmi carriere dai miei teammates o anche perdere i game. Guadagnerò sempre e comunque dei punti. E prima o poi arriverò al level cap con Katarina, ma se ci sono arrivato a livello 5 con Katarina facendo 60 loss e una KDA di merda, non sono bravo con Katarina. E vedete che quindi il livello della Champion Mastery non serve a nulla, non è identificativo della mia bravura con quel champion. Quello che è importante capire quindi alla luce di questa osservazione è che date poca importanza ai punti e soprattutto alla quantità di punti che voi guadagnate alla fine di ogni game. Prendete quei punti come semplicemente un fattore temporale, cioè quanto mi manca per arrivare a livello 5 e sbloccare l'iconina fica da spammare nei miei game. La cosa importante invece del sistema di Champion Mastery è il rating personale che il gioco vi dà alla fine di ogni game, quindi quel voto che va da S a F, che l'autore di questo thread su Reddit ha fatto lo sbaglio di relazionare quel rating con i punti esperienza della Champion Mastery guadagnati. Vedetela così, il rating serve a voi per autovalutarvi. Il gioco vi dà il rating in base alla vostra performance e voi dovreste utilizzare questo rating per capire come siete andati. Nel caso specifico, se voi avete preso S+, ma avete perso il game, usate queste informazioni per farvi delle domande e cercare di capire come sia potuta succedere questa cosa. Il rating che il gioco vi dà, a parte il fatto di essere dipendente dal tipo di champion che si usa, almeno io la penso così, ovvero sono convinto che se voi giocate Riven top, il gioco assume che Riven sia un champion di un certo tipo. E sono importanti per esempio le kill, le death e il farm, per dire. E quindi farà un rating, vi valuterà in base a questi fattori. Se voi giocate Morgana Support, il rating che voi riceverete ovviamente non conterà il farm che voi avete fatto, ma magari la quantità di assist oppure la frequenza delle ward. Voi utilizzate il rating che il gioco vi dà per cercare di capire come migliorare, come ponetevi degli obiettivi. Se avete preso B in un game con un champion, nel prossimo game mirate a prendere A. Cercate anche di capire come funziona, come viene valutato il rating per il vostro champion. Un altro errore, ed è l'errore più grave che questa persona, l'autore di questo post, ha fatto, oltre che relazionare il suo rating con i punti guadagnati, che sono due cose separate. Il gravissimo errore che ha fatto è stato comparare il suo rating, i suoi punti, con quello di un altro. Sbagliatissimo, perché non è così che
che il sistema di Champion Mastery si usa. Il sistema di Champion Mastery è un tool, è uno strumento che è a disposizione del giocatore, a vostra disposizione, per fornirvi un sistema per valutare la vostra progression con i champion che vi piacciono. Non è un sistema per andare a confrontarsi con gli altri e far vedere chi c'ha il pene più lungo. Anche considerato il fatto che, come ho spiegato prima, visto che il rating, secondo, almeno secondo me, ma per una questione logica penso che sia giusto, il rating dipende dal tipo di champion, ruolo, quello che state giocando fondamentalmente. L'autore del topic può aver preso S più con Bard e quindi averlo giocato support e essersi paragonati a un'altra persona che ha preso D ma ha giocato un'altra cosa, ha giocato un altro ruolo. Lui non lo specifica, però può essere. E quindi può essersi paragonato per esempio a il top laner avversario che ha fatto schifo perché ha preso rating D per essere un top laner, però ha aiutato il suo team in un altro modo. Quindi ragazzi, mi raccomando, è importante. Champion Mastery significa: uno, non montarsi la testa perché voi avete un livello di mastery più alto di un'altra persona, perché non vuol dire nulla. 2, non fare a gara a chi è più bravo, a chi c'è il rating più alto, soprattutto se non sapete compararli per niente, come molto probabilmente ha fatto questa persona. 3, è un sistema ideato perché lo usiate voi e voi soltanto. Il sistema, questo sistema è qui per aiutarvi. Per favore, cercate di usarlo bene e con intelligenza.